Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi volevo parlarvi di un oggetto particolare che è stato messo in vendita a marzo del 2019 da un negozio di antiquariato del North Carolina. Si tratta di un letto a baldacchino con il suo comò abbinato. È un mobile particolare, abbastanza pregiato perché è intagliato a mano, è del 1950 ed è stato messo in vendita per 1000 dollari. Fino a qui non ci sarebbe assolutamente nulla di strano, ma l'annuncio di vendita riporta una nota del precedente proprietario, che dice che sia lui che la moglie, da quando hanno iniziato a dormire su quel letto, hanno avuto solo ed esclusivamente incubi. Inoltre, i loro animali domestici, quando si avvicinavano al letto, cominciavano ad abbaiare senza sosta e senza un apparente motivo. Quindi, stanchi di questa situazione, spaventati dai continui incubi, hanno deciso di liberarsi del letto. Quindi questo negozio di antiquariato lo ha messo in vendita e ha allegato questa nota. La cosa particolare è che ci sono state delle persone che non hanno assolutamente creduto alla cosa e l'hanno presa in ridere, invece ce ne sono state altre che hanno giurato di aver avuto delle sensazioni spiacevoli, delle sensazioni strane, addirittura dei malesseri fisici soltanto guardando la foto allegata all'annuncio. Quindi, vedendo l'immagine di questo letto a baldacchino, hanno avuto tutte queste sensazioni. Ovviamente la notizia è diventata subito virale, si è diffusa sui social e sono state fatte diverse ipotesi. La più diffusa è quella che il letto sia indemoniato, infestato e quindi che uno spirito, un fantasma si sia legato a questo oggetto. Ovviamente questo succede quando ci sono degli spiriti che sono particolarmente legati a un determinato luogo, a un determinato oggetto, oppure che hanno delle questioni in sospeso. Quindi sono spiriti che rimangono in qualche modo intrappolati in un luogo oppure intrappolati in un oggetto e non riescono a passare oltre e quindi rimangono in questo stato e quando le persone più sensibili e più predisposte vengono a contatto con il luogo o con l'oggetto, manifestano queste sensazioni. In questo caso si tratta di un letto e quindi lo spirito per manifestarsi ha trovato un canale molto semplice che è quello del sogno, quindi si è manifestato attraverso questi sogni che però sono poi diventati degli incubi perché i precedenti proprietari dicevano di avere degli incubi, quindi sicuramente qualcosa di inquietante e di spaventoso. A volte io penso che queste siano esclusivamente delle leggende, ma penso che ci possa anche essere a volte qualcosina di vero. Ovviamente non si può sapere, non sono certo io che posso dire se sia vero o no. Questa è quindi la storia del letto indemoniato. Fatemi sapere nei commenti se ci credete oppure se pensate che siano solo delle leggende. Io come sempre vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.